Passata l'emergenza, maltempo Grottaminarda, come tutte le amministrazioni, ha affrontato l'emergenza prendendo tutte le misure precauzionali necessarie. Diciamo che l'abbiamo affrontato con consapevolezza, ma anche con una predisposizione. Fin da venerdì, noi, sulla base anche degli avvisi meteorologici, abbiamo allertato la nostra piccola squadra di manutenzione per essere pronta ad intervenire in caso di emergenza. Il primo cittadino Angelo Cobbino non ci sta alle polemiche messe in atto per le decisioni assunte circa la sospensione e non la chiusura delle scuole. Noi ci regoliamo sulla base di questo, nel rispetto dell'autonomia della dirigenza scolastica, a sospendere lezioni, nel senso che viene interrotta, cioè viene Evitata fin dalla prima mattina che i ragazzi possano arrivare a scuola. Ovviamente è a descrizione poi della dirigenza scolastica, visto che non si tratta di una grande emergenza consistente, potersi organizzare per quanto riguarda gli uffici amministrativi. Ecco perché noi. Non parliamo mai di chiusura della scuola, perché quando si parla di chiusura della scuola, cioè la sala cinesca, non si dovrebbe aprire. Tanto per fare un esempio, allo stesso tempo dovrebbe essere un'emergenza così grave da chiudere anche la sala cinesca del comune o degli altri uffici che stanno sul territorio, invece, gli uffici. E fino a che possono lavorare devono poter continuare a lavorare perché un sindaco non può andare nell'ambito col DPR 275 l'autonomia scolastica è sostanziata non solo dall'autonomia didattica di sperimentazione ma anche da un'autonomia funzionale organizzativa e se quel giorno il dirigente scolastico il direttore dei servizi amministrativi ha una scadenza particolare così come avviene nei comuni e in tutto il resto eh, bisogna mandare avanti gli uffici